Ascoltate la mia storia. Questa potrebbe essere la mia ultima occasione. Tutto ebbe inizio quando... Cloud, che diavolo è quello? Barret! Ero nel bel mezzo di un monologo interiore! Fanculo il tuo monologo interiore, Cloud! Siamo al cospetto di un accidente di moto animata con tanto di mani! Sento puzza di oggi in tutto questo! Probabilmente anche il sapore! Non penserai seriamente di mangiarti quella cosa? O la mangio o ci monto sopra! Eio! Come fa un quadrupede a montare sopra una moto? Me la scopo! Ragazzuoli, avete potenziato gli equipaggiamenti al negozio d'armi? Altro che! Io ho preso altri fiori! Quell'assortimento di fermaglie era sorprendentemente adeguato. Sì, io invece ho preso uno spadone Ragnarok Mark 5 XL con intarsi di platino. Almeno lo sai cos'è un Ragnarok. E tu? Ah, vi siete procurati delle materie? No, sembra siano state tutte rubate. Oh, mannaggia, anche quelle per invocare gli dèi? Cosa? Indovinate chi è il dio dei cani? Ah, non lo sapevate? Sì, possiamo invocare dei come Ifrit, Leviathan, Bahamut, Bahamut Zero, Bahamut Sin, Bahamut, Cloud, Bahamut Furia, ti volevo Bahamut chiedere Alpha, una cosa. Bahamut Omega, chi è Sephiroth? Lui Eon, era il Bahamut mio eroe. Vesper, era? Stereo, già. Of Bahamut, era. Before Crisis Bahamut. Ero alla mia missione più importante. Uno squad premissione, due squad premissione, tre squad premissione. Cosa stai facendo? Niente di che, i miei squat premissione li faccio sempre quando sono gasato. Fai squat quando sei gasato? Senti, non vorrei metterti in imbarazzo, ma posso dirti una cosa veloce veloce? È già troppo tardi. Sono un tuo grande fan. Fin da bambino ho sempre voluto lavorare al tuo fianco. E guardaci adesso, soldier di prima classe che fanno cose da soldier di prima classe. Siamo talmente simili. Insomma, qual è la missione? Allora non hai letto il fascicolo? Ma soprattutto come si chiama il nostro team? Squadra 5. Che ne dici di... Klaufiroth? No. Non ci resta altro che una sigla. Ehi, tu, guarda un po', sono quei due, quegli eroi, Klaufiroth! Che roba? Posso remixarla? No, Ramirez, è roba nostra! La missione consiste nel perlustrare la zona circostante un vecchio reattore Mako. Nelle vicinanze sono apparsi dei mostri. Si dice Mako o Meiko? È davvero importanza? Sì, ha importanza! L'incidente è avvenuto nei pressi di una cittadina chiamata Nibelheim. Nibelheim, ma va! Molti abitanti sono morti. Fantastico! Potrò farti un tour di casa mia! Avere un posto da chiamare casa deve essere bello. Caspita se lo è! Ehi ragazzi, credo che ci sia qualcosa sulla strada! Ah, probabilmente è solo un procione. Quello non è un procione! Avete incontrato un drago! Ancora meglio, abbiamo ucciso un drago! Bahamut Mission Online. Grazie tante di averci salvati, Ramirez. Magari se la smettessi di fare schifo e imparassi un paio di mosse, non saresti così inutile in battaglia. Anche tu non sei servito a niente, Cloud. Vabbè, perché stavo prendendo appunti. Per esempio, magari un'altra volta, mentre guarderai il nemico dritto negli occhi, potrai sparargli una battuta ad effetto. Che so, mi dispiace tanto, ma è ora di darci un taglio. Mi piace. Grazie, Cloud. Oh, Sephiroth, la sua strada è così lunga e dura! Oh! E poi, indovina chi ho incontrato, Tifa! Il tuo vecchio istruttore! Oh no, non vorrai dire... Zangan, maestro del pugno! Scusi, mi saprebbe dire dov'è il bagno che... I pugni di Zangan sono i più potenti di tutto il mondo! Sì, ci scommetto, Zangief, ma il bagno... Vorresti entrare a far parte dei discepoli di Zangan? No! Molto bene! Ma sappi questo! Se mai la via del pugno dovesse chiamarti nel profondo della notte, sappi che ci sarà sempre un posto per te! Da Zangan! Qui nella sua palestra pugnetta. Ehi, mi hai insegnato un sacco di mosse fichissime. Sì, dimmene tre che non abbiano un nome imbarazzante. Va bene, abbiamo capriola, calcio acquatico, colpo in corsa. Ehi, volete assaggiare il mio colpo di delfino? Colpo di delfino. Stavo pensando, Cloud. Quel drago poteva essere una madre in cerca di cibo per i suoi cuccioli che ora non sopravvivranno all'inverno. E taglie multiuccisione! Posso solo immaginare cosa si provi ad avere una madre e perderla. Già, deve essere una bella rottura. Mia madre è morta partorendomi.
Buono a sapersi. La scirra mi ha allevato fino a farmi diventare una macchina da guerra. La macchina da guerra? Potresti spazzare via una città intera come niente. Cavolo, neanche due me riuscirebbero a fermarti. Poi sono diventato uno dei guerrieri più decorati tra i soldier, conquistando fama, gloria e prestigio. Ma rinuncerei a tutto questo, pur di provare quell'amore incondizionato che solo una madre sa garantire. Ti prego, Cloud, dimmi di tua madre. Mia mamma? Ah, lei sì che è un vero tesoro. Quando te lo trovi un vero lavoro? Ce l'ho già un vero lavoro, mamma! Sto per entrare nei soldier! Intendo un lavoro con delle agevolazioni! Le agevolazioni ci sono, mamma! Un grosso pezzo di metallo sopra uno stecco è una compensazione, non un'agevolazione, Cloud! Si chiama Spada Potens, mamma! Non mi interessa come si chiama! Dico così soltanto perché ti voglio bene! Anch'io ti voglio bene, mamma! Non immagino una vita senza di te! Mi ha chiamato Cloud perché voleva che arrivassi alle stelle, ma pensava mi sarei fermato a metà strada. Un nome è tutto ciò che so di mia madre. E qual era? Il suo nome era... Genova. Già, il nome era questo. Comunque, grazie di aver interrotto la mia storia. Di nuovo. Oh, scusa, non volevo che ti prendessero le convulsioni. Di nuovo. Mi fa piacere che siano amici. Di nuovo. Ho assunto una guida che domattina ci accompagnerà al reattore Mako. È una ragazzina. Forse la conosci. Oh, certo, è probabile che la conosca. Sai cosa si dice di Cloud? Con lui i colpi di fulmine sono assicurati e non solo in battaglia. Mi è stata raccomandata dal suo istruttore. Oh no. Come butta, stronzi? Ehi, tesoro, bagagli fatti e pronta a partire? Sicuro, grazie per avermi accompagnata, papi. Ehi, farei di tutto per te, principessa. Tu fammi un favore, non cacciarti nei guai. Tranquillo, signor Lockhart, baderemo noi a Tifa. Oh, pensi che mia figlia non sappia badare a se stessa? Papi? Oh, cos'è? Ti credi un pezzo grosso solo perché sei un soldier di prima classe? Pensi di proteggerla tu, eh? Papi, ti prego. Ormai frequenta quella palestra pugnetta da ben 2 settimane. Dovresti vedere il suo colpo di delfino. Un c***o di spettacolo! Papi, sta zitto. E per di più, non ti sei fatto vivo per un pezzo. Sono 2 anni che la mia principessa chiede che fine hai fatto. E ora te ne rispondi! Ehi, guardate, quel tizio vuole farci una foto. Una foto? A noi? Io, certo, assolutamente. Avanti, Sephiroth, vieni anche tu. Ah. Oh, cavolo, la mia prima foto con Sephiroth. Il momento più importante della mia vita. Diteci... Sì. Ciao! Un ricordo che durerà per sempre. Scalando il Monte Nibel alla volta del reattore Mako, affrontammo il nemico più grande. Un ponte. Perdemmo. Meno male che siamo sopravvissuti, eh? Peccato per Kowalski. Aspetta, non era Ramirez? Cavolo, quei due me li confondo sempre. Kowalski era mio amico. Accidenti, Ramirez, è appena morto un uomo. Piantala di pensare a te stesso, presuntuoso di merda. Ah. Tifa, per piacere, resta qui a consolare quella mammoletta. Certo, Cloud, sono sempre d'aiuto. E tutto fuorché una stronza colossale che ti maltratta fin dall'infanzia. Grande, Cloud, come narratore sei davvero imparziale. Oh, che c'è? Ho sbagliato qualche dettaglio? No, proprio nessuna incongruenza. Ora, raccontaci di come tu e Sephiroth siete entrati nel reattore. Oh, gnoccolone, che ti guardi? Adesso capisco tutto. Figata! Insomma, com'è la situa? Guarda con i tuoi occhi. Sicuro, zio? Hai finito? Aspetta, ne ho ancora uno in canna. Ok, a posto. Allora, quello cos'era? Il professor Ojo ha creato degli abomini, esponendoli alle radiazioni dell'energia Mako. Scusa un attimo, Sephikoso. Posso chiamarti Sephikoso? No. Sephikoso, non ti sembra strano che il nome di tua mamma sia, tipo, sull'insegna di questa fabbrica di mostri? Mia madre. Ehi, Sephikoso? Tutto ok? Mai stato meglio, Cloud. Ah, bene. No, perché per un attimo mi è sembrato... Ed era figa? Per favore rispondimi. Prima dici che fine ha fatto quel cazzo di mostro. Ah, ho detto a Ramirez di seppellirlo sopra Kowalski per fare prima. Dopodiché... siamo tornati tutti a Nibelheim e ho raggiunto Sephiroth. Ehi, Sephikoso! Come andiamo? Come te la
passi in questo labibliotorio sotterraneo. È il nome che uso per le biblioteche laboratorio, tutto qui. Posso farti una domanda, Cloud? Se ficoso, sono io, il Claudone. Puoi chiedermi quello che vuoi. Come reagiresti alla scoperta che il tuo intero passato non è altro che una storia, architettata con il solo scopo di manipolarti? Non... bene. Cloud, sono un antico. Un antico... figaccione? No, appartengo all'antica razza nota come Cetra, i veri indigeni del pianeta. Fu scoperto un antico con 2000 anni di età e i suoi resti furono usati per creare il progetto Genova. Ehi, ma Genova non è il nome di tua madre? Non sapevo fosse tanto comune. Non lo è. Ah. Si iniettarono cellule di Genova in embrioni umani per poter creare un soldato con il potere degli antichi. Così la Shira, quei disgustosi umani, avrebbero trovato la terra promessa. Lo sai cosa mi ci vuole dopo essermi rinchiuso in un sotterraneo per 3 giorni a informarmi sulle mie origini? Una bella bibita fresca. Di cosa hai sete? Di vendetta. Va bene anche una vendetta light. Meno calorie, ma è comunque un drink bello aggressivo. Tu aspettami là e non stai aspettando. Adesso andrò a vedere mia madre. No, 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 no. Sefficoso, Sefficoso, non andare. Torna qui, stai con me. Sephiroth! Ehi, Sephiroth, pensa di essere un Cetra. Che stupidino, è solo una favoletta di mia madre. Aerith, tu sei una Cetra. Questa è buona, tipa. Aerith, certo che sei una Cetra, se no perché la Shira ti avrebbe rapita? Perché sono speciale. Sì, puoi dirlo, Aerith. La scoperta di Sephiroth gli ha acceso un fuoco dentro. Va tutto a fuoco! E lui accese un fuoco in città. I miei pugni hanno osservato tutto. È stato Sephiroth ad appiccare l'incendio. Cosa? Ridicolo, i tuoi pugni dovrebbero farsi curare gli occhi. Gli occhi dei miei pugni non sbagliano mai. Ora fatevi da parte, perché i pugni di Zangan salveranno la situazione. Zangan morì immediatamente. È impossibile che sia stato Sephiroth. Voglio dire, stento a credere che... All'epoca non ci volevo credere, ma qualcosa era cambiato. Glielo si leggeva negli occhi. Erano freddi, implacabili, sanguinari. Il Sephicoso che conoscevo non c'era più. Ma per quanto tempo lo hai fissato negli occhi, scusa? Sephiroth ha ucciso tutta la gente di Niverheim. Non tutta. Papi, me lo fai un favore, ti svegli. Tifa, quella è la spada di Sephiroth. Sì, Cloud, è la spada di Sephiroth. E ora gliela restituirò, piantandogliela in mezzo agli occhi, c***o! Tifa, no! Madre, sono a casa. Ehi, figlio di puttana! Che ti prende? Separato dai genitori? Non immagino proprio cosa si provi! Mi dispiace tanto, ma è ora di darci un tatto. Questa faceva bene! Tifa! Quella battuta d'effetto era per te, Cloud. Tifa, l'hai sentita? Quella battuta d'effetto era per me. Sta zitto e fallo fuori. Sì, ok, vado. Da tutta la vita mi sento diverso. Come se non avessi un vero scopo. Ma ora... ora so ciò che devo fare. Ciò che noi dobbiamo fare. Madre... prendere un bel respiro e darvi una calmata? Io e mia madre andiamo alla terra promessa, Cloud. E presto il pianeta si sbarazzerà di voi spregevoli umani e tornerà ai suoi legittimi padroni. Ma prima di andarmene, devo dirti una cosa. Oh, bene, ti vuoi scusare? D'accordo, accetto... Ho ucciso tua madre, Cloud. Come hai detto? Mi ammiravi così tanto. E adesso hai conosciuto il dolore che tanto a lungo ho provato. Finalmente abbiamo qualcosa in comune. Non è quello che hai sempre desiderato. Essere tale e quale a me. Finalmente, dopo anni di trepidante attesa, Bahamut
Arts 3. A proposito, come conosci Sephiroth?